nemico invisibile. Il cittadino è stato costretto a chiudersi nella sua casa con i propri cari, a inventarsi come trascorrere le giornate, circondato da cibo, serie TV, videogiochi, mascherine, social network e vari passatempi. Si è creato una sorta di comfort zone in cui sopravvivere. Anche il nostro Beppe Nappa è stato costretto a ritirarsi dalle scene, ad ingannare il tempo inventandosi una nuova vita. Piano piano, il mondo si sta destando da questo torpore e si intravede una nuova primavera. Una bellissima ragazza, quasi soprannaturale, vuole rimettere le cose al loro posto e forse tentare anche di migliorarle. Vuole riuscire anche nel difficile intento di strappare Beppe Nappa alla sua apatia e riportarlo al suo antico splendore. Perché non tentare di cogliere l'occasione per migliorare l'uomo, la collettività, l'ambiente attraverso la cultura? Perché non immaginare una rinascita anche per Sciacca sotto il segno di una nuova politica? E perché, infine, non creare delle nuove condizioni affinché la nostra amata festa possa avere il suo posto d'onore tra i carnevali d'Italia?